fala um po' brutto, vero? Ginnico che sei. Dai, che sono un coglione. Sì, sono io, Elio Gomez. Siamo qui a Sondrio. Oggi andiamo a trovare la nostra amica di lunga data ormai. Se non ci ha dimenticati dopo la sua fama mondiale. Mi sta filmando Billy, raga. Upgrade del canale, incredibile. Wow. Billy, girati. Non riesco, bro, non mi si vede. Stracaldo, raga, gelatino prima dello shooting. Eccoci qui. Allora, abbiamo fatto un giro qua nel parco, abbiamo trovato questa zona qua col salice. Adesso monto anche una specie di backdrop, perché intanto che il sole continua il suo ciclo facciamo delle foto qua e poi magari quando è già un po' più basso, c'è un po' più bello, facciamo un giro sfruttando il resto del parco. Adesso c'è la parte più difficile, sento troppa pressione, caricare il rullino. Cam carica, set costruito dal nulla. Sono un po' agitato, raga. L'ho usata solo una volta e non ho ancora ricevuto gli scan del lab, quindi non ho la minima idea di come faccio le foto. Speriamo escano bene. Fa anche caldissimo, quindi cerchiamo di tirare fuori le good vibes per dimenticarci nel caldo. Sembrava tutto andasse per il meglio alla perfezione. Ho iniziato a scattare le prime 3-4 foto quando a una certa mi sono accorto di non aver scattato nulla, perché avevo la cam accesa sul modulo di sovraesposizione. Tutte le foto fino adesso le ho fatte in sovraesposizione. Adesso ho tolto qua la cosa. Mi sono accorto perché ho guardato il contatore, era sulla S e io, vabbè. È tutta colpa mia quello che succede. Sì. Adesso partiamo sul serio. Jessica, grazie mille della pazienza, davvero. Potrei dire di essere stato bravo, che ho scelto lo spot perché le ombre dei salici piangenti ci sono. A parte che l'ha suggerito Jess. Dovete sapere che in realtà anni fa era lei che fotografava me ed è molto più brava di me. Vado? Ah, non lo so mai. 3, 2, 1. Questa la vendiamo a Melissa. Ho provato a spostare il backdrop qua in mezzo alla giungla. Ci chiamavano Tarzan e Jane. Però boh, vediamo un po'. Anche perché il vento tirava. Adesso un po' più tranquillo. Siamo a metà pellicola. Spero le foto stiano uscendo bene. Spero le foto stiano uscendo innanzitutto. Mi piace questo mood sad. Vuoi provare a farne una così? Ma riesci a beccarmi? Prova a farne una un po' mossa, che lei mentre si gira. Vediamo. Prima foto mossa in medio formato. F22. Cado, eh. Pausa dell'analogico per portare a casa qualche foto che sappiamo che esce col telefono. Su quello però, sull'altro, quella destra. Ok, aspetta. 3, 2, 1. Billy, tieni questo, per favore. Valtellinese, raga. Ma oh! Abbiamo finito nel set la prima parte, adesso
ci spostiamo un po' nel parco per vedere se c'è qualche angolo carino, luce bella permettendo. Sto sudando. Eccoci qui al laghetto più cottagecore della Valtellina. Però si fa quel che si può, mi piace un botto. Cerchiamo di approfittare già il sole che sta quasi andando via. Vediamo. Provo magari tipo... Sono un sacco fiducioso per queste foto perché secondo me spaccano. Abbiamo l'hard disk di 27 tera apposta. Mi raccomando raga, soprattutto adesso agosto, idratatevi perché... Ok. La faccio orizzontale. Allora raga, magari qualcuno di voi conosceva già Jessica e saprà che lei è roller skating princess, quindi hai qua i patini, ci farà vedere un po' di tricks mentre io la filmo, fotografo. Approfittiamo che c'è la nuvola e riesco a mettere tipo un quindicesimo. Proviamo a rifare quella del slow shuttle. Quando vuoi. Io non so mai cosa dire a Jessica quando mi chiede cosa faccio con le mani o con le gambe. Boh. Vuoi appoggiarti? 3, 2, 1. Io ho quasi finito il secondo rullino, mi faccio fare una foto da Jessica adesso perché sono un po' egocentrico. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del filming di Billy. Letteralmente è la prima volta che mi filma. Grazie mille Billy, davvero. Yes. Grazie anche Jessica per la pazienza e la disponibilità che è qui anche di domenica. Chiaramente non ho ancora visto niente, però sono strafiducioso per queste foto.